Benvenuto compadre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo in un angolo della clausura dei frati minori cappuccini. In questo luogo i pellegrini non possono entrare. Noi in Punta di Piedi cerchiamo sempre di raccontarvi in ogni angolo quello che accadeva quotidianamente qui. Il libro Padre Pio ci ruba i figli, che è un libro scritto da padre Alessandro Ripabottoni, racconta la presenza di Padre Pio in questo convento in qualità di direttore spirituale del Collegio Serafico. Ecco, erano stati affidati a Padre Pio, quando lui giunse proprio qui nei primi anni, dei ragazzi che facevano parte del Collegio Serafico. E in questo libro padre Alessandro Ripabottoni, parlando di questi collegiali, ma quelli superstiti, tenendo presente delle loro testimonianze scritte in quegli anni, ha potuto ricavare a grandi linee, con mano sicura, il modo di agire di padre Pio con questi ragazzi. E padre Pio amava i suoi collegiali e li amava teneramente. Padre Pio conquistò subito il cuore di tutti questi ragazzi, l'apertura delle anime adolescenti, incominciò a provare la gioia di trovarsi in mezzo a dei futuri ministri del Signore, anche se non mancarono però delle delusioni e delle incomprensioni. La verità è che ci innamorammo tutti di quella figura, dice uno di essi, dolce, risoluta, mistica, paterna, ed imparammo ad amarlo. Ma l'amore non annulla tutte le debolezze radicate nel cuore dell'uomo e ogni tanto soffre e fa soffrire. In tali circostanze padre Pio non rifuggiva, se necessario, da interventi alquanto insoliti, forse drastici. Vi era ad esempio un collegiale che gli dava molto da fare, tra virgolette, al quale qualche volta padre Pio dovette ricorrere anche dei metodi un po' più duri. Ricordo, scrive, lo prendeva per una mano che gli teneva stretta nella pettorina per non farlo scappare, perché questo ragazzino correva qui e là, quindi possiamo immaginare, no, dei ragazzi adolescenti. Fra i due, scrive, quello che più doveva soffrire era proprio padre Pio, perché la sua piaga gli recava molto dolore. Sempre buono, premuroso, affettuoso, aveva tanta tenerezza per noi, scrive, da commuovere. Si interessava del nostro comportamento morale, spirituale, del nostro profitto dello studio. Non risparmiava parole ed esortazioni a corrispondere sempre con maggiore fedeltà e generosità alla grazia della santa vocazione. Ci diceva che noi, chiamati dal Signore alla vita religiosa, al sacerdozio, eravamo dei privilegiati, eravamo dei prediletti del Signore, occupavamo il primo posto nel suo cuore. Si preoccupava dei nostri piccoli problemi, delle nostre insofferenze, ci insegnava a risolvere tutto alla luce dell'amore di Cristo, prendeva parte con interesse alla nostra gioia, alle nostre sofferenze. E se qualcuno si ammalava, andava a visitarlo nella camerata, gli posava la mano sulla fronte, gli rivolgeva una parola di incoraggiamento, lo esortava alla preghiera e poi lo benediva. Soffriva quando invece sapeva che qualcuno di noi si comportava male o tentennava nella vocazione. Allora più che mai gli era vicino, cercava di illuminarlo, di aiutarlo, di salvarlo, di condurlo nella retta via. Si notava sul suo volto l'intima sofferenza del cuore quando un collegiale andava via oppure veniva espulso dal seminario. Al contrario, invece, gioiva nel vedere il collegio pieno di ragazzi semplici e volenterosi. Era felicissimo quando partiva un folto gruppo dei fratini di San Giovanni Rotondo dal seminario verso il noviziato.